Ceresini, presidente Anaci Parma. Ecco, come commentare insomma questa iniziativa che vedi impegnati per prevenire le truffe con la questura? Sì, ci siamo alla proposta che è arrivata dalla questura, siamo subito resi disponibili per cercare di dare un servizio anche ai nostri clienti, che poi sono i cittadini, per evitare queste truffe che molto spesso avvengono all'interno delle abitazioni, quindi proprio all'interno dei condomini in cui amministriamo, e spesso purtroppo ci siamo resi conto che utilizzano anche il nome dell'amministratore con la normativa, con la riforma del condominio, con l'obbligo del mettere all'esterno dei fabbricati anche le targhe riportanti il nome dell'amministratore, molto spesso arrivano dei finti tecnici che dicono ci mandano l'amministratore, che l'amministratore è il Marco Ceresini della situazione perché c'è sulla targhetta. Quindi questa sensibilizzazione da portare nei vari fabbricati credo che sia un'opportunità unica anche per la nostra società. Perché è utile questa iniziativa? Allora sì, noi oggi iniziamo una collaborazione con Anaci, con l'Associazione Nazionale Condomini Italiani, proprio perché il nostro obiettivo è quello di fornire il maggior numero di strumenti possibili a tutta la cittadinanza per poter prevenire il fenomeno delle truffe. Abbiamo avuto modo di verificare che il maggior numero di reati si verifica proprio all'interno dei condomini ed è per questo che fornendo tutta una serie di informazioni pensiamo di riuscire ad arginare questo fenomeno.